Salve, sono Mavi di Cucina Ecozoica e adesso prepareremo insieme gli spaghetti alle vongole felici. Vongole felici perché le vongole marine le lasciamo a casetta loro sul fondo del mare, sul loro fondo sabbioso, e al loro posto utilizzeremo il pistacchio, che diciamo che è il loro cugino vegetale, che ricorda la forma di un frutto di mare. Per semplificare il piatto, ovviamente una buona parte li sgusciamo in anticipo e per il resto procediamo così come procederemmo tradizionalmente per un piatto alle vongole, diciamo, crudeli. Per ottenere lo stesso profumo di mare, utilizzeremo poi le alghe che mettiamo a bagno insieme ai pistacchi. Aggiungiamo dell'acqua e poi prendiamo un ciuffetto di alga, potremmo prendere delle nori. Senza esagerare, perché delle alghe va fatto un consumo moderato perché sono ricche di elementi nutritivi, arame, che si dice che siano le più gradevoli per iniziare a mangiare le alghe, la spirulina che viene addirittura usata come integratore per il suo alto contenuto proteico, e poi le ijiki hanno una nota di mare forse più pronunciata delle altre. Facendo questo mix, poi andiamo a mescolare il tutto e lasciamo un quarto d'ora, 20 minuti a insaporirsi. Nel frattempo mettiamo sull'acqua della pasta e il sugo. E adesso prepariamo il soffritto, il classico soffritto per le vongole felici. Abbondante olio sabino, due agli, due foglie di alloro, due pezzetti di peperoncini. Mettiamo al fuoco. E ora passiamo ad aggiungere le nostre vongole felici al soffritto appena fatto. Per ogni persona possiamo mettere circa 50 g di pistacchi con il guscio. Ovviamente una parte dei pistacchi l'abbiamo sgusciata, così sarà più semplice poi andare a mangiarlo, anche se in realtà una parte invece la lasciamo sia per decorazione, perché così ci ricordano le vongole animalette, e sia perché è anche divertente mettere le mani nel piatto per sgusciarle. Anzi, la cosa più divertente forse di questo piatto è proprio quello di poter mettere le dita nel sugo. Dopo aver insaporito un po' i pistacchi con il soffritto, andremo ad aggiungere la nostra salsa. Naturalmente io uso una conserva di pomodoro fatta in casa, con pomodori di stagione e locali. Diamo una girata e poi copriamo per un pochino e facciamo insaporire una decina di minuti. Buttiamo la pasta, gli spaghetti. L'acqua è già salata, sta bollendo. Allora, adesso passiamo all'impiattamento. Nel mio modo di mangiare si prevede prima la verdura cruda, quindi cominceremo con le puntarelle alle acide di bosco, e poi le vongole felici. Un po' di sugo. Ecco qui, gli spaghetti alle vongole felici sono serviti. Buon appetito!